a se Alesti? Sale se Alesti deve arrecato, e quando avessiate arrecato demiamente. Avete capito? Se avete capito, siete sulla strada buona. Ma se non avete capito, non vi preoccupate, perché là ne mai troppo tardio. Per fare o spesin. Seguiteci. Benvenuti alla sesta lezione del corso di dialetto spezzino, nona puntata di tutta la serie delle trasmissioni. È un po' tempo di corsa, per usare un'espressione tipica del dialetto spezzino, siamo arrivati appunto a questa lezione in cui ci occuperemo dei pronomi e degli aggettivi indefiniti e di quelli interrogativi e esclamativi. Ho detto un po' tempo di corsa perché abbiamo calcato un po' la mano, l'interesse su alcuni argomenti, mentre su altri abbiamo sorvolato per via della difficoltà e della complessità della trattazione. Papà un po' di corsa è un'espressione tipica del dialetto spezzino che letteralmente vuol dire un po' a piedi e un po' di corsa, però in realtà vuol dire che, proprio letteralmente, che si fa un pezzo di strada camminando e un pezzo di strada correndo. Quindi dà l'idea, questa espressione dà l'idea, dal concetto di fare le cose un po', diciamo, nel modo migliore in cui si possono fare. Quindi un po' tempo di corsa, ricordatevelo. Oggi si dice jogging, footing, ma insomma, jogging, se lo dite a uno spezzino, vabbè. Non capisce, un vecchio spezzino ipotetico non capirebbe, vi guarderebbe un po' strano, ma se gli dice faccio footing potrebbe non sembrare un'espressione molto, molto, diciamo, pulita, molto cortese in spezzino, quindi è meglio evitare la parola footing in spezzino. Quindi iniziamo appunto la trattazione dei pronomi e degli aggettivi pronominali indefiniti. L'aggettivo tipico è qualche, come più o meno qualche in italiano, però come vedete dagli esempi che io ho messo fra parentesi, in spezzino il sostantivo che fa riferimento a quell'aggettivo può essere declinato al plurale. Per esempio si può dire che è qualche libro, oppure questa era la forma, diciamo, più antica, te che qualche libri, oppure te che qualche carega o te che qualche careghe da prestame. Questa è una cosa tipica del dialetto spezzino. Il pronome invece è qualche dun, te che ne de libri a che no qualche dun, te che ne de pugnate a che no qualche dun. Le pugnate, voi sapete, sono le pentole. Poi c'è qualcosa, quello che corrisponde all'italiano qualcosa, deme qualco da mangiare. Quarcò, un altro pronome, una, la che un chi te chiama, la che una che la te chiama, quindi se è maschile, un chi te chiama, una che la te chiama. Altre espressioni, che ne de quei che piace mangiare, poi c'è altro, altra, altri, altre, che si declina come nell'italiano, te ven altro biscotto, te ven altra fugassa, a che non altro, n'altra, quindi aggettivo, pronome. Te vede l'altro, questo è il pronome neutro, vuoi qualche altra cosa, oppure un'altra espressione, altro che, questo è come in italiano, te piaciù, o cina, altro che. Gli altri sono gli altri, questo qui che ho messo come esempio è un verso di Ubaldo Mazzini, della spedizione de Carà, gli altri che fanno quello che fa, a me ne so niente, che se voi, eccetera. Quindi gli altri, questo diciamo dal punto di vista così sistematico è come l'italiano. Poi abbiamo qualunque o qualsiasi, qualunque cosa o qualsiasi cosa, per me la va bene. A questo punto introduciamo le ultime tre poesie di Ubaldo Mazzini, poi dopo queste non ne leggeremo altre, anche perché a Ubaldo Mazzini abbiamo dato giustamente molto spazio, tutto lo spazio che si meritava, e sentiremo leggere le poesie En beo sommio, letta da Cesare Carodano, la poesia Poesia, che è il titolo della poesia, letta da Grazia Viola, e la poesia Lecheso,
letta da Leonella Fiorentini. Ora le sentirete e poi io ve le commenterò come al solito. È un vero sogno di Ubaldo Mazzini. Stanotte ho fatto un sogno. A me pareva da tanto bello che era del sognare. A saveva e ai tutti due a saveva. E a svoavimo e insieme sorvar mare. A mia intelaigua a se vedeva coali, perle e tante cose rare. E enderfin chi parlava e chi diceva a vorrei e venivene a piare. Te me favi, lascia stare. A mia torito, ampio solo la manà e fin dei conti poi, che maula che. A sporzo a man per piane una branca, a me svegio. Posti esse, e indovine, a me la trevo trento de loinà. Poesia di Ubaldo Mazzini. Che bellezza se tasse in rivar mai, e miae da lunte sentinae de vee, che il vento gli sgonfia e che vi fa paeo che de mai, che ha già l'averto e ai. Che bellezza sentisse rinfrescare da vazia che la spia, e che per sé sentisse penetrare fin drentar che quello doe de mai che fa scampare. E lì, destesi, fai delle poesie, cantai canzon de spasimi d'amore, cose tene, despetti e gelosie. E che bellezza, dopo due o tre ore di godimenti, comincia a sentire un bel reuma in te schiene e un raffreddore. Le cheso di Ubaldo Mazzini. Pien podaggio, por seme e un pochettin de sigola, ma poga, e mentre da fe la soffrise drento an casaolin, con un po' de betiro e un po' de sa. Fatto soffritto, mette a tocchettin a carne in casaola, e poi ghe va una fogetta de sarbia, e un bresenin da un foggio, che un bel gusto i veghe da. E quando la vepia in colo e de lo, deghe na remescià e asunzeghe do adide de bon vin. Quando poi la veabre in crocoà, porte l'antoa e a sentie bacin, che neito che la manda e che bontà. Bene, un bel sogno è una poesia che, per la quale Ubaldo Mazzini si è rifatto a Renato Fuccini. Abbiamo già detto che Renato Fuccini, Silvio Zanazzo sono ispirazioni, sono poeti da cui Ubaldo Mazzini ha preso ispirazione e non l'ha negato, perché lui stesso, per esempio in questo caso, dice un bel sogno dal Tanfuccio. Tanfuccio era lo pseudonimo di Oneri Fuccini, e era lo pseudonimo appunto di questo poeta. E cosa c'è da dire, per esempio? Ecco, la parola sogno. Sogno è tipica dello spezzino. Normalmente negli altri dialetti c'è sogno, sogno in genovese, noi invece in spezzino diciamo sogno con la M. Per esempio avete sentito dire ente mia, ente laigua se vedeva quali. Ente miae, questo è il modo tipico, uno dei modi tipici dello spezzino di rendere il concetto del gerundio. Quindi no, non dice miando, ma ente miae. Oppure dicendo, non dice disendo lo spezzino, ma dice con de die. Sono modi perifrastici che lo spezzino utilizza diversamente dall'italiano. Cosa succede qui in questa poesia? Appunto racconta l'autore che lui si è fatto un sogno, si sognava di prendere dei coralli in mare, così, e a un certo punto però mette la mano giù, come era in barca, mette la mano giù per prendere questi coralli e si trova la mano dentro, dice l'oinà. L'oinà è il vaso da notte, che a quei tempi era, diciamo, una suppellettile obbligata delle camere da letto, e si dice oinà,
Ma per esempio in dialetto spezzino si può dire vasonote anche cattuccio, oppure si può dire violin, tant'è vero che per dire una cosa assolutamente stupida c'è un vecchio proverbio spezzino che dice «le come pisai in ten violin e poi sonai», quindi c'è questo gioco di parola, questo equivoco sul violino, che può essere ovviamente il violino da suonare, ma può essere anche il vaso da notte. Nella poesia, appunto avete sentito la Grazia che recitava da par suo Manzini, e avete sentito che, avete visto, vi siete resi conto, come abbiamo già detto più volte, che Ubaldo Manzini parte sempre alto e nelle sue liriche e poi scende fino a banalizzare tutto. In questo caso, appunto, che bellezza se tassi arriva ormai, tutte cose idilliache, tutte belle, poi alla fine la conclusione tipica, ironica, maligna di Ubaldo Manzini è che bellezza dopo 2 o 3 ore dei godimenti comincia a sentire un bel reuma in teschene e raffreddore. In teschene è una forma più antica di scena. Noi possiamo dire a scena oppure eschene. Un'altra parola che avete sentito è vasia. Vasia è la brezza che soffia sul mare. Scampare non vuol dire scampare come in italiano, mi face noi nemmeni fa scampare. Scampare vuol dire far stare bene, far sentire bene qualcheduno. E quindi non vuol dire ho scampato un pericolo. E basta per quanto riguarda poesia. E invece avete sentito Lecheso. Lecheso è una tipica, oggi andrebbe molto di moda perché quando si apre la televisione non si fa altro che vedere ricette di ogni tipo, sembra che la gente non faccia altro che mangiare, meglio, nonostante tutte le diete che ci dicono di fare, benissimo. E Lecheso letteralmente vorrebbe dire ingordo, ghiotto, ghiottone. Ma in questo caso vuol dire ghiottoneria. E qui avete sentito tutto un elenco di ingredienti per fare questo intingolo: agio, aglio, porseme, prezzemolo, sigolla, cipolla, betiro, burro, sale. Sa è femminile in dialetto spezzino. Sa, non o sa, ersa, o come possono dire in tanti modi. Lo spezzino classico, il sale, si dice assà. Poi avete sentito assarbia, che è la salvia, stessa forma del paese qua vicino di Sarbia. A offoggio è l'alloro. E un'altra cosa da notare, a un certo punto c'è asunseghe doadide. Ecco, vedete qui che il pronome, che il numerale, il 2 in spezzino è declinato. Doi, omi, doa, donne, doa, dide. E dida, dide, questo ci fa capire che la parola dito è femminile in spezzino. A questo punto andiamo avanti con i pronomi e gli aggettivi pronominali indefiniti. Abbiamo ogni. L'esempio che ho messo è un modo di dire: ogni poeta che manca un verso, vuol dire che anche le persone migliori comunque hanno sempre una piccola pecca, un qualche particolare che non li rende perfetti. Ognuno di voi dica se è d'accordo, ognuna di voi la dica se l'è d'accordo. Vedete, ognuno di voi i diga si è. Ognuna di voi la diga se l'è, quindi questi vanno tutti concordati. Tutto, vedete, si usa praticamente come in italiano, è tutto suppo, è tutto bagnato, però c'è un'altra espressione tipica dello spezzino per dire che uno è bagnato, proprio bagnato, dice a son suppo sgo, ecco, come se fosse, sono zuppo e anche sto, da tanto che sono zuppo, colo l'acqua, quindi sono suppo sgo, sono completamente bagnato. Le tute cae travaggio, caccia via tutto, tuta o ciù, e via così. Gli esempi poi li potete vedere. Manco una, nessuna, niente. Ecco, tenete presente che
in spezzino, diversamente per esempio dal genovese, la N iniziale si palatalizza, vedete che diventa gn, quindi non è niente, niente o niente come in genovese, ma è niente. Pogo si può usare sia come, appunto, come aggettivo sia come pronome, che pogo travaggio, c'è poco lavoro, o mangia poco, ho mangiato poco, a minestra le poga, ago poghi sui chei per fare la frittà, e la maresta, poche giornate di maottia. Adesso vi presento un poeta di cui praticamente non sappiamo nulla, che è Gaetano Forbigli. Ecco, le poesie che conosciamo di questo poeta sono poche e sono state tutte pubblicate su questa, su questo giornale che è uscito il 6 giugno, per la prima volta il 6 giugno del 1897, e l'ultimo numero è stato quello del 1 gennaio 1998. C'è da dire che in quel periodo lì, fine 800, primi del 900, a Spezia c'era un fiorire di testate giornalistiche veramente incredibile. Molte di queste poi sono state anche fondate e portate avanti da Ubaldo Mazzini. In questo caso, vedete, il giornale era Pierrot, e quindi c'era anche nell'intestazione, come logo ora si direbbe, la Pierrot, la maschera di Pierrot, e questa è la poesia Ambition, che ora sentiremo leggere da Paolo Lo Giudice. Gaetano Forbigli, Ambition. Prima che incomensasse a fater beo, a ne ho tanto soggetto a fare de spese, perché me, sia in segreto, sia in palese, a stavo regolà come un oseo. A spendevo pe a barba un franco al mese, ogni anno 2 franchi per capeo, e scarpe a mi arrangiavo col marteo, con una pessa, 2 punti e un po' di pese. A ora, invece, coglion, le n'altra fai. A barba tutti i giorni, e in ti capei me che marce i franchetti a centinaia. Ma i miei guadagni, e in pochi, e te temei da gran voglia di vedermi a spicare, e me a spico, ma a mangio di fasei. Bene, qui avete sentito che si racconta di un giovanotto che si è di un giovanotto, non necessariamente deve essere giovanotto, ma di un tizio che si è fidanzato in pratica. E dice con una punta di rammarico che da quando si è fidanzato praticamente lui non c'ha più nessuna disponibilità finanziaria, perché tutti i soldi che ha se li deve spendere praticamente per mettersi elegante, per comprarsi cappelli nuovi, per andare continuamente a farsi la barba dal barbiere, perché proprio in quei tempi c'era il barbiere, noi continuiamo a dire barbiere anche adesso, noi anziani. Ora si dice parrucchiere o acconciatore. Noi dicevamo barbeo e barbeo gli resta. Bene, continuiamo con i pronomi aggettivi pronominali indefiniti. E vediamo troppo. Troppo è anche, diciamo, quando è aggettivo, ha lo stesso trattamento nell'italiano, più o meno, vedi, ne trova già troppo, quella fantella è troppo bella, però ecco, il dialetto spezzino qua, in questo caso, la forma proprio classica, antica, era di accordare l'aggettivo con il nome. Quindi si sarebbe dovuto dire quella fantella è troppa bella. Quei pin erano troppo alti, ma si sarebbe dovuto dire più correttamente quei pin erano troppi alti. La che troppa faina, questo qui è un proverbio, fanti e gotti ne mai troppi. Adesso questo proverbio qui non va più bene, perché fanti in el naso su, come si dice, e gotti ti dice sempre che te ne devi bere, allora questo proverbio va cancellato. Questa è un'altra frase tipica dello spezzino, quando uno pensa di tutto e non c'ha voglia di fare niente, ga troppe mosse per testa. Stesso discorso, tanto, tanti, tanta. Le ceveto tanto,
stanno, cervetto è un participio passato irregolare, si può dire anche ciovuo. Stanno la tanta uva, ho trovato tanti fusi e mi suela la tanta amica. Oltretanto lo stesso, questo serve più per fare il comparativo di uguaglianza, mi ha che vigna altrettanto buon dottor. Per arrivare a parole mi ha fatto altrettanto strada, eccetera. Ci, più o meno è come in italiano, o ci è fatto, e poi c'è questa espressione tipica dello spezzino che è, l'italiano dice più mangio e più ho fame. Lo spezzino dice con ci a mangio e ci ho fame. Quindi c'è il con, letteralmente sarebbe con più mangio e più ho fame. Quindi non si dice ciù a mangio e ciù a go fame, ma con ciù a mangio, ciù a go fame. E poi c'è poco a sé, questo tipico, questa tipica parola, pronome dello spezzino, che vuol dire poco a sé, ma tanto, poco, te che fame, poco a sé. Non si sa bene se ha fame o non ha fame, sì e no, insomma, però diciamo si può anche utilizzare nel senso di poco, ecco. E nega poco a sé, voglia di travagiare, allora in questo caso è chiaro che vuol dire che non ha voglia di lavorare. Adesso presentiamo il poeta Amedeo Ricco. Ecco, il poeta Amedeo Ricco è stato sicuramente uno dei migliori del secondo Novecento, era una persona molto, molto fine, era un impiegato, e se proprio uno volesse descrivere, io l'ho conosciuto molto bene, siamo diventati amici, è stato anche uno dei miei maestri di spezzino, e se uno volesse proprio descrivere com'era Amedeo Ricco, chi l'ha conosciuto, lo sentirà descritto proprio con le parole che lui stesso utilizza per descrivere un impiegato molto zelante nella poesia O snellimento della burocrazia, che sentiremo poi letta fra poco da Fabrizio Toracca. Era nato nel 1900, ha scritto molte poesie, ha scritto anche delle canzoni di carnevale, in particolare La Gran Moda, che è stata scritta nel 1927, poi anche è stata ripresa successivamente e rimodificata dallo stesso autore. Ha partecipato a tutti i concorsi che si facevano a Spezia sin dagli anni 50, ne ha vinti anche parecchi, e particolarmente importante, oltre che la sua opera di poeta, è stata quella di lessicografo. Difatti è stato con Mario Niccolò Conti l'autore del primo dizionario di dialetto spezzino pubblicato dall'Accademia Cappellini. È morto il 15 marzo dell'83. Adesso sentiremo di Amedeo Ricco, sentiremo leggere, come ho detto, O snellimento di burocrazia, che la leggerà Fabrizio Toracca, e L'appuntamento, che la leggerà Fiorella Andreani. Snellimento da burocrazia, Amedeo Ricco. L'impiegato, da poco entra in servizio, Cendegaibo, Deverso, Demanea, gli disse un giorno al capo dell'ufficio sì che poteva esprimere una sua idea. Oramai gli entrò troppo stretti sti locali, anche perché a stragrande quantità di vecchie circolari che ammucciò, le pesa de decine de quintali. Tra un po' ne seppè manco ci passai, e se si accreda pià in provvedimento, ma assai dell'avviso di brusare tutto sto schifo e sparpaggiarlo al vento. Ma al capo, in testa, un scrupolo che ven. Di fronte a sta questione da esaminare, perché ho se cadreghin troppo che ten. E per non compromettersi e sbagiare, i disa sorridendo all'impiegato, ben dito di dovessene desfare, ma prima chi me faga un duplicato. Amedeo Ricco, l'appuntamento. Nervi? Ah, non so, ma manco troppo carmo alla sosto paese questa sera, onde strade, caroggi, marvo intea, osia tutto solo, parma parmo. Ho letto infina e lapide de marmo che esalto nomo,
un fatto oppure un'idea, podendolo aviai dito a me manea, anche a un passo della Bibbia o qualche sarmo per dare sfego al magon. A son stangese e insieme a torre che sovrasta ciassa, o miar panorama da terrassa sovra San Nicolò, il gran pavese issa dai cafenì, tutte protese versa rampa do treno, lunga fassa della dea strada neva, onde nassa il quateo ciù elegante del paese. O mia, inter muro, tutti quei che passa, e robe che ai fenestre le ad estese. O spera, in ta ciù bella de sorprese, cherché ca essa, che il penseo inelassa. O sentì, camminando, radio assese, rumori confusi venie su dar pian, e oe che le sonade man a man, nessun meglio de me pe avele intese. Ho visto coe se borse tacar brasso, donne che ritornavo da catae, fanti che ne fenivo de gozae, vecci che fatigavo a me ver passo. Ho visto tutto, tutti, infine a quei che la nessiva dan venzi in cantiere, le passa gente, le arriva corriere, ma te ne t'ho visto, donde tei? O snellimento da burocrazia, come avete sentito, è una storiella, diciamo, buffa. Potrebbe essere addirittura considerata una barzelletta, infatti credo che ci sia anche una barzelletta un po' vecchia che gira e con questo stesso argomento. Praticamente qui, insomma, questo giovane impiegato, Cende Gaibo le verse de Manea, come dice appunto Ricco, viene assunto in un nuovo ufficio, in un ufficio, e per farsi bello con il capo ufficio vuol far vedere, insomma, che si dà da fare, che propone le linee innovative e quindi propone di risistemare l'archivio, che era evidentemente molto, molto, molto confuso, molto sconclusionato, incasinato si direbbe oggi. E vabbè, questo capo ufficio, che lui chiama il capo, ma a questo capo ufficio viene in testa, il capo in testa, è scrupolo che viene uno scrupolo, e dice sì, va bene, d'accordo, buttiamo via tutto, hai ragione, però prima di buttare via tutto non vorrei che poi mi trovassero da ridire, quindi perdo anche il posto di lavoro, allora fammi un po' una copia di tutto, ecco. Questa è la battuta. E una parola interessante, appunto, è Cende Gaibo, del verso di Manea. Gaibo vuol dire garbo. Difatti una persona che ha gaibo è a gaibà. Una cosa gaibà, una persona gaibà. Però i gaibi, diciamo nella terminologia piuttosto tipica femminile dell'abbigliamento, delle stoffe, i gaibi erano le pieghe delle gonne. Quindi se voi sentirete qualche persona anziana e chiedete cosa sono i gaibi sono quelle piegoline che facevano nelle gonne per renderle più eleganti. L'altra poesia, l'appuntamento, invece è molto più lirica, racconta di una persona, probabilmente lui, che si è recata a Nervi per incontrare qualcuno che poi non è venuto. E mentre lui stava aspettando questa persona, ci descrive perfettamente, con una precisione minuziosa, ma molto, in modo molto poetico, tutto quello che ha visto, cosa faceva, cosa pensava, ed è una poesia, è considerata una delle migliori poesie di Amedeo Ricco e anche della letteratura spezzina, appunto, dicevo, del secondo Novecento. Adesso vediamo l'ultima parte dei pronomi, degli aggettivi indefiniti, degli aggettivi pronominali indefiniti. Per dire molto, molto non c'è in spezzino, come pure tanto c'è, ma insomma sono espressioni che non si usano. Si usa invece per dire molto, si dice derbeo, oppure se è plurale, di bei,
femminile Dea Bella e Dee Belle, se è femminile plurale. Per esempio, questo qui, questo è il primo esempio che vedete, non sapete che persone di Orbeo mi mostrassi che i vostri van credu, è un verso di Ubaldo Mazzini tratto da Passion do Signore, in cui il Don Lorenzo, che sarebbe il prete che racconta la passione del Venerdì Santo, insomma la racconta del Venerdì Santo nell'osteria della Tecciona agli avventori, dice che avevano dei dubbi insomma su questo racconto. Lui dice: ma voi non lo sapete che persone molto più furbe di voi, per dire che sono più furbe, dice, persone molto meglio baffi che i vostri, tra la lettera, quindi è un'espressione che non si può praticamente tradurre, però insomma, per dire persone molto più furbe di voi, Mazzini l'ha reso in questo modo: persone d'Erbeo mai mostrassi che i vostri, e d'Erbeo è molto, molto più, d'Erbeo mai molto più. Poi, ad esempio, la Genè di Bei, chi ne venno travaggiare, questo non mi pronuncio, a Genò anca da Bella d'Uva da vendegnare, ho molta uva ancora da vendemmiare, Genè de Belle, de Fantelle, ciucche de Fanti. Molte che del vero e bello, ciù de u e mucho, per così, abbasta, ecco, per esempio, abbastanza non si dice, ma bisogna dire basta. Te che neanche basta, abbastanza è un'italianizzazione moderna. Troppo poco, a sé, ho una V a sé, che vuol dire abbastanza, però so a sé invece vuol dire che non so niente, insomma. Quindi a sé è un po' un doppio uso. Poi c'è un altro famoso spezzino, un famoso proverbio spezzino che dice: chissà se sa anche troppo. Quindi in questo caso uno dice so a sé, cioè non so niente, non lo so. Però siccome a sé vuol dire anche molto, assai, allora qui il proverbio gioca su questo duplice possibilità di interpretazione di a sé e dice chissà se sa anche troppo. Un'espressione molto antica per dire per niente era guei o gai. In guai furbo o in gai furbo, vuol dire non è per niente furbo. Questa è l'espressione che si trova anche nell'italiano antico. Nell'italiano antico del 200 e 100 l'espressione è guari. Guari è la stessa parola che evidentemente qui è un'attestazione di un lessico molto antico. A questo punto vi propongo l'ultimo poeta della giornata, della lezione, che è Egilberto Garzetti. Egilberto Garzetti è stato una persona molto importante a Spezia del secondo Novecento. Era nato nel 22, è morto vicino a casa Lunigiana dove si era trasferito. È stata una persona molto, molto versatile, poliedrica, era un cantante, uno chansonnier, cantava canzoni altrui e canzoni sue, aveva anche lavorato per la radio pubblica francese, è stato insegnante poi di francese alla Scuola Media delle Grazie, è stato giornalista del secolo XIX, ha scritto diverse cose, fiabe per bambini, tra cui un romanzo, Il prigioniero dell'isola, che parla della Palmaria, che però io non ho mai avuto l'opportunità di leggere. Era un grande amante della vela e quando si è ritirato appunto nella Lunigiana aveva addirittura portato la sua barca a vela sul lago di Gramolazzo, aveva anche fondato un circolo velico a Gramolazzo, cioè in quella zona lì, una cosa assolutamente eccentrica. E fra le varie cose, una volta ha fatto un evento particolare che è stato messo molto in evidenza dalla stampa, anche non solo locale, e aveva messo le vele, aveva fatto quelle che oggi si chiamano installazioni, aveva messo le vele al campanile di Equiterme. Assieme al giornalista Fulvio Andreoni conduceva una trasmissione radiofonica in dialetto intitolata Gisbè e Tagiai. A questo punto però voglio fare una precisazione: la prima persona che ha parlato in dialetto a una radio è stato sottoscritto. La radio si chiamava Radio Spezia, era nata prima di Tele Liguria Sud, poi ha cambiato nome a Prima Radio,
trasmettevamo dalla Lizza e io facevo una trasmissione che si chiamava Barba e lo Spesino. Io avevo 25-26 anni, facevo finta di essere un vecchietto e la gente pensava che veramente ci fosse un vecchietto in questa radio. La poesia che sentiamo di Garzetti è una poesia con cui ha partecipato nel 1953 al concorso Prospezia ed è intitolata L'ultimo tramvai, che fa riferimento proprio all'ultimo tram che aveva fatto servizio fino a San Bartolomeo. La poesia la leggerà Roberto Spiller, qui vedete una foto di Garzetti e qui vedete la foto di uno degli ultimi tramvai, o l'ultimo tramvai, ora non so esattamente. Adesso sentiamo la poesia, appunto L'ultimo tramvai, letta da Roberto Spiller. Di Egilberto Garzetti, L'ultimo tramvai. La messe stretor che è quando l'ho visto passare l'ultima volta, o tram amico? Inigaveva il corpo e il moro pisto, e inediseva, ne man porta un figo. I paeva un sposo da semania, e a tutti i pretendeva de fai coraggio. I andava forse a nozze quella sera, o quello ia proprio l'ultimo se viaggio. Ma quando è sta davanti a un nostro mai, chissà perché i ha comenzà a filare, a osuo, che ne si è visto proprio mai da mente d'uomo andai così in tramvai. I ne pensava ni ai bandè, ni ai franze, erché a tocchetti, e pue i favar forte. I ne voleva fa se vede a chance, ah, sa potesse fa sta bella morte. Qui la poesia è abbastanza intuitiva, non ha particolari difficoltà. Vi voglio solo fare notare un'espressione, dice, quando riferito al tram, dice inegaveva il corpo e il moro pisto. Ecco, moro pisto, il moro, l'abbiamo già detto altre volte, è la faccia, mentre moro è la persona di pelle scura. Quindi, attenzione, moro e moro sono due cose completamente diverse. Moro pisto vuol dire che la faccia era pesta, cioè era praticamente stata picchiata. Una persona è stata picchiata, quindi aveva la faccia pesta. Era un modo con cui, credo di anche di averlo già detto, un modo con cui gli anziani prendevano in giro i ragazzi, i bambini, noi ragazzi, e dicevano temeve a cattare un chilo di moro pisto. E il bambino gli diceva ingenuamente e se ne è pisto? E allora gli diceva fatelo pistare. E questo era un modo così con cui si divertivano le persone a quei tempi. Passiamo all'ultima parte velocissimamente grammaticale di questa lezione, che sono i pronomi aggettivi, interrogativi ed esclamativi. Vedete che più o meno sono come in italiano chi, chitei, che o alè, cose, attenzione perché in italiano spesino è cose, non è cose ma è cose con la chiusa. E difatti anche quando si parla in italiano si tende a dire, non si dice che cosa vuoi, ma diciamo una variante locale dell'italiano, diciamo cose vuoi, questa è una cosa tipica nostra. E difatti corrisponde al famoso costere, che è una delle espressioni più utilizzate in spezzino. Poi quali, e va bene, quali, quanti, quanta, sono tutte più o meno queste forme utilizzate come in italiano. A questo punto abbiamo finito la parte grammaticale di questa lezione, abbiamo sentito un certo numero di poesie, passiamo alla seconda parte dell'intervista che abbiamo fatto con i fratelli Pasquali, figli del poeta Ubaldo Pasquali, e che abbiamo dovuto lasciare a metà la volta scorsa perché, pur essendo molto interessante, era venuta un po' troppo lunga. In questa seconda parte i figli di Pasquali ci parleranno in particolare del loro famoso prozio, che era appunto Ubaldo Mazzini. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi do appuntamento alla prossima
puntata che non sarà una lezione, diciamo, di carattere linguistico, ma sarà un'intervista, consisterà in un'intervista che abbiamo realizzato con gli amici di Migliarina. Grazie per l'attenzione. Bene, siamo di nuovo con i fratelli Pasquali, con cui abbiamo avuto già un piacevole colloquio la volta scorsa. Abbiamo parlato del loro padre, Ubaldo Pasquali, famoso poeta dialettale spezzino, e loro ci hanno spiegato qualche cosa, ci hanno raccontato qualche cosa che non sapevamo. Adesso approfittiamo sempre della loro presenza per andare un po' a, diciamo, a curiosare in qualche episodio della vita del loro famoso prozio Ubaldo Mazzini. Avete qualche aneddoto? Cioè, ne parlava vostro padre di suo zio? Sapete qualcosa che noi non sappiamo di Ubaldo Mazzini? Parlava, io mi ricordo quando, per esempio, lui immaginava quello che sarebbe stato il suo incontro al di là con questo Ubaldo Mazzini, no? Ebbene, lui diceva, io a un certo punto, dice, quando mio zio è morto, io ero un giovanotto, io praticamente, lui aveva 55 anni, dice, adesso però io ho più di 70 anni, e dato che mio zio, quando io ero giovane, si rivolgeva a me sempre con un atteggiamento abbastanza burbero, e forse dell'epoca, così, e dice, adesso vuoi impovere, in spezzino proprio, vuoi impovere, sigar coraggio, e dimmi qualcosa, una volta che ci incontriamo da parte della... E come diceva, mi ricordo queste cose ogni tanto che tirava fuori. E sì. A casa vostra, diciamo, c'era casa vostra era anche frequentata da personaggi, sì, lui importanti. Era in contatto con tutti i vari. Per esempio Caselli, pittore. Pittori, sì, Caselli, Aprigliani, Navarini, Pudenzana, tutti questi pittori. E li avete conosciuti voi? Sì. Senza volerti... No, memoria dicevo... storica lui, perché no, ma... vedi tutto il periodo... Ha citato Caselli, per dire. Sì. Ecco, dobbiamo dire che nel dopoguerra immediato, quando siamo tornati alla Spezia, siamo andati ad abitare accolti in casa di Caselli. Ecco, per cui, insomma, era... Era una specie di bohemien Caselli, no? Sì. Che, insomma, un grande... Spesso senza soldi... Sì, senza soldi, senza materia prima, la materia prima erano i colori, e lui andava addirittura nelle tipografie e lavorava con i colori tipografici. Addirittura gli mancavano le tele, lavorava sui fogli di carta oleata del droghiere, del macellaio. Era anche un gaudente, un amante della vita, no? A suo dire, e a dire di mio padre, perché io ero piccolo, era un tombeur de femme, però bisogna... E Aprigliano? Aprigliano l'ho conosciuto, praticamente mi pare che avesse lo studio dalle parti di Via del Prione, sì. Mi sembra, e sono stato tante volte in casa, abbiamo avuto... Lui è stato a casa nostra, Aprigliano, avevamo tanti... Avevamo diversi quadri in casa. Sì. Bravo, sì. Sono tutti personaggi che sono stati dipinti magistralmente nelle poesie, sì, di vostro padre. Sì, sì. Abbiamo letto quella Caselli quando dice, sì, ma come te fai quando ti incontri te carogio dritto, te incontri o te padronchi ve la finta? Sì, infatti, perché era proprio quattrinato al massimo, Che... Qualche altro episodio che ci potete dire? Di... Ma io vi posso dire qualcosa che ricordo di mio padre riferito a suo zio Mazzini. Sì, esatto, questo ci interessa. Ecco, diciamo che mio padre è vissuto all'ombra di mio zio Mazzini. Infatti c'è una poesia in cui dice anche che gli assomigli, dice barba e viso che a te somiglio. Sì. Con sti versi chi da Savatin. Bravo. E sicché, dicevo, lui come figura maschile dominante in quella casa in cui Mazzini era l'unico adulto maschio. Sì, tutte le famose sorelle. Sì. Cioè c'era il padre, anche sì, se sarebbe, certo, stato una figura anche abbastanza importante in quanto ufficiale superiore di Marina. Della regia, quanto si Marina. Dice che mandava la madre in casa, quanto dice un po' la vulgata spezzina,
che era un po' una persona di pugno. Ma no, io no? Ricordo mia nonna abbastanza, ma anche mio nonno. Persone calme, tranquille. Quello forse più fumino doveva essere, ma io non l'ho conosciuto, doveva essere lo zio Mazzini, ecco, un tipo più... E ricordo che mio padre appunto mi raccontava di questo zio che praticamente è vissuto sempre, diciamo, all'ombra, ma nell'ammirazione di questo zio, che praticamente era un po' il suo idolo, il suo... Anche linguisticamente lo, diciamo... Riprende i suoi modi. Sì, è un mazziniano, è un epigono mazziniano. Sì, sicuramente. Ubaldo Pasquali. Più che altro, diciamo, ha seguito anche la sua immagine comportamentale quasi. Era Ubaldo Mazzini, una figura per quei tempi che rappresentava non un'autorità, ma un'autorevolezza. Era un uomo che aveva interessi poliedrici, diciamo, era pieno, questo voi l'avrete spiegato sicuramente meglio di me, diciamo, passava dalla storia, all'archeologia, alle varie, ecco, per cui lui... Che casualmente poi è più noto al grande pubblico, se grande si può dire, pubblico spezzino, e ancora di più quelli che seguono il dialetto, è noto soprattutto per le poesie dialettali, che però sono state un momento molto breve della sua vita. Tutto il suo contributo che ha dato alla cultura è stato tutto ben altro. Molto però lui importante. È famoso per le poesie dialettali. Sì. E sì, che dicevo, questo zio aveva un carattere, come posso dire, prima di tutto come figura rappresentava un po', noi andiamo al cinema oggi e vediamo volentieri e lo ammiriamo Indiana Jones, no? Ecco, diciamo, era un tipo del genere, lui non ci metteva nulla a andare a scalarsi nelle caverne, andare a scovare l'Ursus Peleus, i resti, la famosa grotta di noi. L'orso del Pegasano. E sì che era, immaginiamo per un giovanissimo, sì che era una figura non da imitare ma da emulare proprio, ecco, una figura... E sì che mio padre è nato, è cresciuto con questa immagine, credo che abbia portato anche, influito sul suo carattere. E mi raccontava che questo zio, ho due o tre episodi tanto veloci, per esempio, quando usciva dalla villa per andare probabilmente a dirigere la biblioteca spezzina, civica, e doveva passare, passava regolarmente sotto i portici e con la la chiamavano la paglietta. La paglietta, cioè la giannetta. Il bastoncino del passeggio. Il bastoncino di bambù. Sì. Di bambù. Vesti il fiocco, naturalmente. Era sempre seguito da un corteo, un codazzo di persone. Via via che avanzava verso il coso, c'era chi s'accodava, ecco, c'erano i postulanti. Come dei clienti degli antichi romani. Sì, sì, c'erano quelli che andavano, c'erano i suoi aficionados, diciamo, i suoi, come li possiamo chiamare, i suoi... Portaborse. Di oggi. Sì, via, portaborse. Accoliti. Sì, sì, le persone che insomma normalmente li stavano, lo seguivano. Ecco. E tanto per dire un episodio, il carattere che sembrava una persona irreprensibile, insomma, importante, con allora di autorevolezza, eccetera, però passando lungo i portici affollati con persone che prendevano magari il caffè, il cappuccino, i tavoli fuori, non so se allora c'era ancora Crasta, sì, c'era Crasta, è rimasto fino a poco tempo fa.
e passeggiando, magari lui aveva un bisogno impellente di fare una esternazione ventrale, dobbiamo dire così, e lui la faceva con molto fracasso, fragorosamente, no? E poi allibito si fermava e redarguiva uno dei suoi che lo seguivano, dicendogli: ma non ti vergogni, ma guarda, chiedi scusa alle persone, scusatelo, e andava via. Questo era il carattere, sì, del Mazzini. Infatti il suo soprannome a livello di, diciamo, di composizioni dialettali era Gamin, che vuol dire Monello. Sì. Vuol dire Monello, questo sì. Non lo sapevo. In francese Gamin è Monello. Gamin, se non... Altri, ha avuto anche altri soprannomi, se li dava da solo, Faseo, sì, da Locio, perché poi Faseo Mazzini era stato un grande giornalista, ha fondato i giornali, ne ha fondati degli altri. E quindi, insomma, anche a livello di studi, prima di laurearsi ci ha messo un po'. Tanto per dire un'altra... Volevi dire qualcosa? No. Tanto per dire un'altra del carattere del Mazzini, di Ubaldo. Villa Mazzini, che a questo punto si può magari far vedere anche l'immagine, sì, della villa. E lui è sul... Villa Mazzini c'aveva, diciamo... l'ingresso da via 20 Settembre, c'era le scalette, si saliva su, c'era il giardino con una bellissima palma, poi di fronte c'erano due scaloni di marmo, un terrazzino, e c'era l'ingresso principale. E lui era sull'ingresso, su questo terrazzino, il Mazzini, che si guardava in giro, guardava il suo coso, no? E aveva lasciato il cancello della villa socchiuso. A un certo punto si avvicina un povero e piano piano sale le scalette, lui lo guarda, sale le scalette, viene su, Costevè, un po' di limosina, avete visto che è un cancello? Ora io non sono buono a dire uno spezzino. Non hai visto che c'è un cancello? Che è un cancello? L'ho visto, ma è a Ravert. È a Ravert. Allora, torna su. Torna a serralo, chiudilo. Vai fea. Chiudilo, serralo. Poi suona il campanello, ecco, chiedi il permesso, e poi vieni a dire quello che vuoi. E sì, che quello, sì, signore, vado giù, va giù, chiudo il cancello, suona. Quello gli apre, non so se tira quell'affare per così usava una volta, gli apre il cancello, sì. Quello viene su, Costevè, fa un po' di limosina, ne te do niente. Vattene via, e sei da cancello. Vi ringraziamo, potremmo andare avanti chissà quanto, però purtroppo i tempi televisivi sono quelli che sono. È stato un onore e un piacere. Piacere mio in particolare, penso anche di tutti gli spezzini. L'onore poter parlare dello zio Mazzini. Esattamente, perché insomma si sa e non si sa. Di Ubaldo Mazzini, e naturalmente sapevamo poco di Ubaldo Pasquali, quindi ora sappiamo molto di più e speriamo di approfondire in una prossima occasione. Non mancherà l'occasione, dai. Grazie mille. Dì, ma te la capi? Allora, se a me, che torniamo anche alla prossima lezione.